Crudelia 3. No, ti prego, non dirmi che devo colpirla con la catapulta. Sento puzza di guai. Dove si nasconderà Crudelia? Il piccolo pulcioso è in vista. Mano alle bombe! Cos'è, un gavettone di piscio? Non so proprio come faremo per arrivare lassù. Forse possiamo servirci di questa vecchia catapulta per abbattere i muri più deboli. Ah, ok, calmi tutti, aspetta. Allora, ho capito cosa devo fare. Però... un lavoro fatto coi piedi. Queste mura avranno sì e no 300 anni. Procediamo alla grande. Se riusciamo ad abbassare ancora un po' il muro, Crudelia non avrà scampo. Attenzione di sotto! Aia! Volevo rotolare, ma non ce l'ho fatta in tempo. Dall'altro lato. Dai, l'ultima. Attenzione! Eccoci qua. Ma non ho avuto neanche il tempo di spostarmi. Ah, devo colpirla nei punti vuoti. Ecco fatto. E gugau. Allora, ora che lo sappiamo... Ok, questo giro l'abbiamo evitato. Dai. Presa. A parte che una persona normale presa da una zucca in questo modo, penso che morirebbe. Hai vinto questa battaglia, cucciolo. Ma la prossima per te sarà l'ultima. Sarà l'ultima! Perbacco. Tra l'altro, siamo stati grandi, ma ora è meglio affrettarsi per arrivare alla fabbrica prima che faccia buio. Tra l'altro, ho appena realizzato una cosa o sbaglio io? La voce di Crudelia non è la stessa di Yzma del gioco appunto della PS1. Tanto la cricca che faceva quei giochi alla fine era sempre loro, eh. Sempre giochi Disney, stessi doppiatori. Può essere, eh. Prendiamoci una pausa, Domino. Sono morta. A chi lo dici? Anch'io, ma scommetto che la vecchia strega sta peggio. Credo che ci lascerai in pace almeno per un po'. Beh, dopo avergli tirato dovremmo 3 zuccate qua in faccia. Ormai, non credi? Sì, ne abbiamo fatta di strada. Dove saranno? Niente paura, li troveremo. Eh già, sicuro. Cuccioli, non voglio più vederli neanche in fotografia. Chiunque tu sia, farei meglio a portare buone notizie. Meglio ancora, Madame Crudelia. Le ho portato un regalo. Un cucciolo. Un regalo? Per me? Le porto... Ah! Dotti e Misurino, i genitori di quei Dotti e Misurino. Cuccioli. Meraviglia! Non si chiamavano Pongo e Maggie, lei? I cuccioli patetici saranno tutti soli! Ui! E le misere bestioline non sanno che la parte più pericolosa del loro viaggio deve ancora cominciare! Ah!